darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision still remains. In restless dreams I walked alone, neath the halo of a street lamp. I turned the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Luca Ricci, ho 4 anni e vengo da Gallarate. Io ho avuto un nonno che ha fatto la storia del ciclismo italiano, Mario Ricci, e correva con Fausto Coppi, è stato un grande ciclista, è stato un campione, ha vinto un sacco di corse, tappe al Giro d'Italia, e io sono cresciuto fin da bambino con la grandissima passione per lo sport. Tra l'altro anche mio padre è stato anche lui un campione, ha vinto il mondiale come ciclista nell'83, purtroppo non ha fatto il professionista, però diciamo che hanno dedicato mio padre e mio nonno la vita al ciclismo, allo sport. Io ho una storia molto particolare. Papà, tra l'altro, ha avuto anche un negozio di articoli sportivi per 40 anni a Gallarate, dove lo ha gestito qua a Gallarate, è un'istituzione conosciuta da tutti. Io purtroppo ho fatto sport fino a 27 anni, poi ho dovuto abbandonare purtroppo la mia carriera da atleta, da sportivo, perché ho giocato anche a calcio. Patologia, una tra virgolette, una malattia, oggi è una malattia che non hanno mai capito i medici, la medicina non è mai arrivata. Io purtroppo ho avuto la malformazione della colonna vertebrale dettata da delle gambe troppo lunghe, ma da 30 cm di gambe che io non dovrei avere nella mia vita di oggi normale. Infatti oggi questa cosa la vivo molto bene, sono riuscito a recuperare la mia salute in 6 anni, 5 anni di cui 3 con le stampelle, facendo un lavoro, andando contro anche i migliori esperti, sono riuscito a recuperare la mia salute, soltanto che purtroppo mi trovo con questi 30 cm di gambe che non dovrei avere, un po' come avere dei trampoli. Diciamo che un atleta con le gambe così lunghe può essere performante, però purtroppo mi creano un'invalidità e io vivo con questa invalidità che arriva anche fino all'80% nella vita di oggi normale. Assolutamente sì. Come si chiama? Un bipolarismo del 60% riconosciuto dall'INPS. Perché io avevo tutto il sistema nervoso in sofferenza, questa malattia di 20 anni che non hanno mai capito. E di conseguenza una patologia scifoscogliotica con tutta l'articolazione in blocco e l'inversione fisiologica delle curve della colonna vertebrale. 27 anni te ne sei accorto? No, io me ne sono accorto a 38 anni. Io purtroppo sono cresciuto, sono stato obbligato a crescere con questa forma che non era sana, obbligato per vestirmi, per abbassarmi, per gestirmi nella vita normale, però purtroppo queste gambe così lunghe mi hanno proprio obbligato. I medici non ci hanno mai capito niente, mi sono mettere io a studiare, a fare tutto un percorso di riabilitazione e in questi anni ho messo anche in difficoltà parecchi medici. Oggi è tutto chiaro, parlano gli esami, parlano tutte le risonanze che ho fatto per 10 anni e io però ho questa gestione di questo problema che a vestirmi, a abbassarmi, a fare determinate cose, ho questo disagio con questa invalidità civile che arriva fino all'80%. Oggi quanto sei alto tu? 1,88 m. Ok, però hai più gambe che busto, quindi a quanto ho capito. Esatto, la mia struttura è paragonabile a una persona circa di 1,60 m, 1,55 m. Cioè questa struttura piccolissima, cortissima, che per essere sana è così piccola, purtroppo. Con questi 30-40 centimetri di gambe che non dovrei avere, e su questa struttura mi ha creato questo problema. Una foto da bambino che io ho 12 anni, che si vede proprio queste gambe lunghissime di 20 centimetri, avevo 12 anni, si vedono queste gambe lunghissime con un busto cortissimo, proprio la mia struttura fin da bambino era questa. Un attimo,
capire una cosa, scusami. Tu prima hai detto che ti hanno diagnosticato anche il bipolarismo. Esatto. Ma a livello, cioè, tu sei una persona bipolare? Me l'hanno diagnosticato in questa mia malattia dove non c'era soluzione, non c'era soluzione. Ma cosa ti hanno diagnosticato che sei una persona bipolare? Dai 20 anni che mi hanno curato al CPS, ho avuto un sacco di problemi psicologici, avevo ansie, ero in cura, di cui era una cosa che non era capita. Poi ho fatto tutti i miei percorsi, a oggi sto bene, io vado a lavorare. Io... Ok, ascolta, ritornando sul periodo che hai avuto problemi psicologici, sì. Ti ricordi che comportamento avevi, dato che ora, a quanto hai detto, hai ampiamente superato, insomma, non hai più questa patologia del bipolarismo? Diciamo che è una cosa che avevo delle reazioni di essere sempre accusato di qualcosa, avevo delle reazioni molto importanti di rabbia. Pagliacci, guarda! Tanti di rabbia. Guarda, pagliacci! Guarda! Guarda, dov'è mio padre? Dov'è? Rabbia che sfogavo sulle persone.